Un'importante operazione della polizia a Treviso che ha consentito di smantellare dal nostro territorio un sodalizio criminale di etnia balcanica che aveva costituito una fitta rete di smercio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. E in più l'avere accertato che questi malviventi non soltanto spacciavano droga ai nostri ragazzi, ma anche sfruttavano la prostituzione su strada di giovanissime ragazze rumene ed albanese. 5 albanesi arrestati, 1 chilo di cocaina, una pistola, un'auto di grossa cilindrata e migliaia di euro frutto dell'attività di spaccio. È questo il bilancio dell'operazione condotta dalla polizia trevigiana. L'attività antidroga ha permesso di bloccare anche 2 cugini tunisini, uno dei quali è stato sorpreso a spacciare davanti al SERT di Mogliano Veneto. Le indagini avevano preso il via all'inizio di quest'anno per smantellare una rete di spacciatori che operava a cavallo tra le province di Venezia e Treviso, in particolare a Jesolo. La polizia ha scoperto che tra i clienti della banda figuravano i titolari di diversi locali pubblici della località balneare del Veneziano, nonché i giovani frequentatori di alcune discoteche. Moltissimi studenti trevigiani, anche minorenni tra i consumatori di cocaina, e ad almeno una ragazzina di 17 anni in cambio della droga sarebbero stati chiesti anche dei rapporti sessuali. Da qui i controlli si sono estesi a Quarto d'Altino durante l'arresto di uno dei 5 albanesi. All'interno dell'abitazione del malvivente sono state trovate alcune giovani prostitute. L'organizzazione criminale, formata peraltro da giovanissimi tra i 20 e i 24 anni, avrebbe gestito anche un traffico di prostituzione. Accertamenti sono in corso per verificare se il canale d'entrata delle ragazze minorenni, in gran parte romene, finite sulla strada, sia lo stesso della 14enne ungherese rapita e costretta per mesi a prostituirsi e liberata solo qualche giorno fa dagli investigatori a Mogliano Veneto. Stiamo cercando di capire se si tratta dello stesso canale, non lo escludiamo, e proprio per questo stiamo verificando le analogie tra i sistemi di entrate della ragazza ungherese con le tratte di traffico delle ragazze romene e ungherese, che sono state, alcune delle quali sono state trovate proprio all'interno dell'appartamento in occasione degli arresti della scorsa notte.